Meraviglioso davvero. Un saluto alla Presidente, a Ivana Costa, mia hermana. E ben trovati da tutti quanti, vedo molte facce conosciute, amici, eccetera, una bella atmosfera, come si dice. E sono anche contenta di presentare questi grandi musicisti che appartengono a Cuba, se non proprio di nazionalità cubana, voi lo sapete, però hanno il cuore cubano, hanno la percussione cubana, hanno il corazon e il sentimento cubano. Sarà una bella serata di sicuro, perché abbiamo tra l'altro anche un ospite importante questa sera, Cristina Leal, benvenuta, cantante eccellente che ha dato la sua arte per molti anni al Tropicana di Cuba, e quindi siamo molto contenti che questa sera sia qui alla Scuola Kimba. E poi che c'è? Savor, tantissimo savor, raga! Perché teniamo. Qui abbiamo un altro personaggio di quelli di proprio da 90, ossia, lo conoscete, penso, Shama Milan, che lo chiamo anche Alessio, un grande pressione. Posso fare una piccola parola, ma lo concedete? L'ho conosciuto 30 anni fa, ci siamo conosciuti al Museo della Musica, e lui stava con Carlos El Vale e il Circuito Nazionale di Ignacio Piniero, Sorama, una cosa meravigliosa. E quindi sono contenta un po'. E poi, qui abbiamo uno degli artisti. E poi il gruppo. La percussione cubana in Italia e in Europa è Roberto Mamei Evangelista. È lui. Esatto. E voi sapete, anche insegnante, è bueno che sia una storia alle spalle grande. Quanti hanno studiato con lui e quanti anche hanno suonato, e insomma il suo amore per Cuba lo sappiamo e il talento lo conosciamo. E poi qui abbiamo il basso, Tiberio Viva, con i suoi occhiali veramente fantastico, così che di un roll, poco brasiliano, e poi ancora Marco Pantaleoni, e poi ancora abbiamo Ernesto la percussione, anche lui bravissimo percussionista. E poi abbiamo Deborah, anche lei appassionata di Cuba, corista e tanto brava. E poi ancora abbiamo Alessandro, ma io non volevo e Alessandro anche lui alle percussioni. Questa sera son Shangui, Nengon, Demasso, Olerome, Volerasso, buon divertimento e molto